Verrà un nuovo giorno, ti auguro tanta fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è lunedì 22 marzo 2021, per favore tratta tutti intorno a te e pensa positivamente. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Cancro. Primo giorno di primavera? No, secondo. Tradizionalmente si dice che la primavera inizi il 21 di marzo, il giorno secondo leggende in cui nascono gli dei. Il 21 infatti, con l'ingresso del sole in Ariete, i babilonesi celebravano il Capodanno, usanza rimasta ancora attiva in Iran, con colorite rappresentazioni e una profusione di rosso anche in tavola, a cominciare dalla tovaglia. Per quanto vi riguarda invece, forse perché non siete a Teheran ma a casa vostra, del Capodanno questa giornata non ha proprio nulla. Se non l'ingresso pomeridiano della Luna nel vostro segno, subito in conflitto con il Sole allo zenite e Venere che facendo ingresso in Ariete lo raggiunge a metà pomeriggio. Grandi veleità dunque, sia sul piano amoroso che creativo, ma quanto a quagliare. Nulla di nulla. Anche stavolta, complici le difficoltà del momento, si sogna parecchio ma si conclude ben poco e ancora una volta è la pigrizia cancerina ad avere la meglio. Sentite come la pensa Marcella Ashard, la cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare, è avere qualcosa da fare e non farla. Astro tarocco del giorno per Cancro. 10 denari. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Oggi vi sentirete come dei predestinati e dei profeti. Tutto ciò che passerà sotto la vostra osservazione sarà da voi visto come un segno del destino e l'occasione per dire la vostra. Bene la mattinata, nel pomeriggio potreste accusare una certa stanchezza dovuta alle incombenze della mattina. Possibile piacevole serata da passare in compagnia della persona amata o di amici a cui volete un mondo di bene. Critiche da parenti, Marte contribuirà ad alimentare stati di tensione. Per cui armatevi di pazienza e cercate di essere più diplomatici possibili. Oggi datevi da fare per ciò che riguarda il lavoro in genere, Giove è propizio e vi offrirà delle buone occasioni che però vanno sfruttate a volo e con decisione. Siate generosi con gli altri che vi chiedono aiuto. Se hai deciso di acquistare un'automobile nuova o usata guardati bene intorno, magari prova da qualche amico. È un po' che vi siete fatti delle convinzioni errate sul conto della persona che amate. Fate attenzione perché rimuginare o dare spazio a queste convinzioni potrebbe farlo soffrire. Potreste soffrire voi. Oggi per le coppie clandestine non è un buon giorno decisamente, troppi problemi e impedimenti vi terranno lontani dalla persona di cui siete segretamente innamorati. Siate concreti e più realistici, dovrete affrontare in giornata situazioni importanti e Mercurio non sembra ben disposto a farvi da balia per rendervi brillanti. Quindi prudenza e soprattutto realismo. Buone nuove in arrivo per posta per i nati di lunedì e giovedì. Per gli altri c'è un diffuso ritardo di arrivo di notizie attese. Una telefonata potrebbe incuriosirvi più del normale. Se c'è stato un fermo dal punto di vista lavorativo, oggi sarà un giorno di ripartenza, di grande recupero. Non preoccupatevi di quanto possa essere incisiva una vostra decisione sul lavoro o sulla vita di qualcun altro. È il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. In questa giornata avrete sicuramente un'ottima occasione per guardarvi in giro, soprattutto se siete single, ed anche sul luogo di lavoro. Quadro dei transiti planetari che mostra cambiamenti significativi oggi sul vostro cielo personale. Intanto il primo di questi eventi nuovi è dato dall'ingresso di Venere nel segno vostro nemico amatissimo dell'Ariete, per l'esattezza alle ore 15:17. Il pianeta femminile vi provocherà un po' in tutti i campi, tanto quello familiare quanto quello sociale. Sarà un modo per stuzzicarvi, farvi migliorare, stanarvi, a volte dalla vostra classica pigrizia. Ne sentiranno per il momento gli effetti innati della prima decade. Durante la giornata di oggi i nodi verranno al pettine. Se vivete una storia frastagliata vi troverete in balia degli eventi. Per quanto riguarda il lavoro, state ancora aspettando una risposta importante.
Economicamente non è un bel periodo, ma non temere, la primavera porterà tante belle novità e idee che potrebbero risollevarti un po'. In amore, i tempi sono cupi, cerca di aspettare un altro po' prima di decidere qualcosa di serio. Avete scelto un modo strano per dimostrare le vostre teorie e sicuramente qualcuno ve lo ha fatto notare. Invece di fare gli offesi, dovreste provare a spiegare le vostre ragioni, prendendo coscienza delle vostre infinite possibilità, proprio in merito al lavoro che state svolgendo. Punto. Potreste farvi aiutare, se foste un tantino più aperti e disponibili nei confronti dei colleghi. Non avreste difficoltà di questo tipo, se cercaste di mediare le vostre idee con quelle altrui. Punto. Giornata no, ma come? Scoppia la primavera e voi mettete il muso? Naturale per un animaletto letargico che sta tanto bene rintanato, al punto che ci passerebbe volentieri tutto l'anno. Se poi ci aggiungete il sole da ieri allo zenith, raggiunto oggi pomeriggio da Venere, entrambi in quadratura al vostro segno e alla Luna, che vi fa ingresso nel pomeriggio, avrete il polso della situazione. Ipersensibili, toccati nelle corde più segrete del cuore, quelle amorose che evidentemente suonano qualche nota stonata. Punto. Amore ed Eros, delusi, forse dall'amore vi aspettate troppo o forse la persona che avete scelto non è proprio in sintonia con voi. Inutile però accampare pretese, se le cose non nascono naturalmente dal cuore, dopo un po' denunciando la loro intima fragilità e anche un'anima artificiale che non rende felice nessuno. Serve una profonda e solitaria riflessione, anche voi avete qualche peccatuccio da farvi perdonare. Punto. Le stelle di oggi ti doneranno un erotismo intenso e raffinato, splendida sarà l'intesa sessuale con il partner di sempre. Verso sera, soprattutto se hai l'ascendente in acquario, la fiamma del desiderio si accenderà più forte che mai. Punto. L'altro evento che vi tocca molto da vicino è il perfezionarsi della congiunzione Sole-Venere. Questo aspetto che sta durando da diversi giorni consente a tutti i nativi di vivere il sentimento d'amore con partecipazione emotiva piena e scambio corrisposto con il compagno oppure la partner che hanno al loro fianco. In particolare se sono nati dal giorno 17 al 22 del mese di luglio. Punto. Lavoro e denaro, molti progetti. In realtà più fantasia che intenzione. Intanto lasciate vagare la mente su immagini colorate che, in linea teorica, potrebbero diventare il vostro futuro. Non avete però nessuna voglia di tradurlo in pratica. Sognare vi piace, ma che fatica alzarsi dal divano e darsi da fare sul serio. Meno male che è lunedì, giornata di riposo, raddoppiato dal lockdown. Visto che non si può andare da nessuna parte e non si può fare nulla, che altre alternative ci sono a una bella pennichella? Così vi domandate sbadigliando. Punto 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 e buonanotte anche alle 2 del pomeriggio. Punto. Ti sentirai oppresso dagli impegni incessanti e desidererai prenderti una pausa. Dovrai però pazientare e cercare di portare avanti il più possibile il tuo lavoro. I nati nella seconda decade potranno vivere una giornata lavorativa favorevole alle trattative o allargare gli orizzonti con possibilità di importanti cambiamenti. Punto. Se anche oggi siete a brigare, magari perché siete liberi professionisti o per turni lunedì, avvertite l'inizio di una certa stanchezza per un compito assegnatovi che trovate abbastanza lungo e noioso. Sarete come sempre in grado di dimostrare che sapete difendervi bene, anzi meglio di altri. Punto. Benessere, stanchezza e magari anche un filo di tosse, nulla di preoccupante, basta guardare la vostra faccia allo specchio per accorgersi che state benone, siete solo annoiati, demotivati e un filo immalinconiti, ma passerà. Se fuori rinascono le foglie e i fiori, prima o poi rinascerà anche il vostro buon umore. Punto. Con alcuni pianeti in segni poco amici, la forma non sarà male, anche se non molto appariscente. Pazientate ancora un po' e tornerete in forma. Vi lamenterete anche di qualche leggera emicrania di origine psicosomatica che combatterete prontamente assumendo valeriana o descolzia. Punto. Per lei, tutte più o meno si lamentano della suocera, ingombrante, intrigante, invadente. Non la vostra però, un vero tesoro, così discreta e gentile, tutta il contrario di mammina, con la quale fate fuoco e fiamme. Punto. Per lui, meno male che non siete ragazze, tacciate di perdere tempo sognando l'amore. Ma anche voi, machi machissimi,
In fatto di fantasie sentimentali non scherzate, peccato che loro abitino su un piano. E la realtà su un altro, punto. Colore delle emozioni, ocra, punto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 7, benessere, 6, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo.